Era seduto dinanzi ad un bar, Vincenzo Persico, quando due uomini in sella ad uno scooter si sono avvicinati e gli hanno sparato. I killer che indossavano il casco integrale lo hanno mancato, e da allora Vincenzo Persico ha preso il suo motorino che era nei pressi ed ha tentato la fuga. I due assassini però lo hanno raggiunto e freddato con due colpi al petto, dileguandosi poi tra le strade di Monte Corvino Rovella. Erano da poco passate le 18:30 quando Vincenzo Persico è stato soccorso da alcuni passanti che hanno pensato, avendolo visto riverso, a terra, coperto di sangue, in un primo momento ad un incidente stradale. Immediatamente trasportato all'ospedale di Salerno, il 27enne è giunto ormai senza vita al nosocomio di San Leonardo. Per strada, in corso Cavour, i proiettili calibro 7,65 esplosi dai killer dinanzi al bar dove si trovava la vittima. Vincenzo Persico, conosciuto negli ambienti malavitosi con l'appellativo di Coca-Cola, aveva l'obbligo di dimora a Monte Corvino Rovella in quanto coinvolto in una rapina a Salerno. Aveva precedenti anche per spaccio di stupefacenti. Figlio del noto boss Ciro Persico, vicino al clan Panella d'Agostino, Vincenzo Persico era sfuggito ad un agguato il 16 novembre del 2008, quando un sicario che indossava il casco integrale entrò in una sala scommesse di Largo Antica Corte a Salerno e cercò di ucciderlo, ferendolo ad una gamba. Nella circostanza furono ferite altre tre persone, tra cui un bambino. Stavolta per Vincenzo Coca-Cola non c'è stato scampo. Stamani vertice in procura negli uffici della DDA a Salerno per fare il punto della situazione sulle indagini condotte dai carabinieri del reparto operativo del comando provinciale e da quelli della compagnia di Battipaglia. Tre le ipotesi investigative. Persico stava dando fastidio alla criminalità locale, ma questa tesi sarebbe poco probabile dal momento che il pregiudicato si trovava da poco a Monte Corvino Rovella. L'altra sarebbe quella di un omicidio deciso negli ambienti della malavita salernitana, una sorta di regolamento di conti tra clan. L'ultima, quella di un avvertimento dato al padre, Ciro Persico, che ha lasciato il carcere lo scorso 28 dicembre. I carabinieri hanno già ascoltato alcuni testimoni dell'agguato. Gli investigatori stanno cercando ovviamente di capire se questo grave fatto di sangue possa essere l'inizio di una nuova guerra tra clan camorristici sulla base di nuovi assetti e scissioni.